Però scusate, ci abbiamo l'impianto qua, perché non abbiamo l'impianto, ci fanno pigliare. Sì, no, detto che ce lo portano loro. Ah, ce lo portano loro. Presente. Allora, un attimo di silenzio. Pitta, Marino, De Pasquale, Silvestre, Salabria, sì, Dell'Osso, Miano, c'è, Gentile, Fortunato, Piacquadio, Vitarelli, Cedola, Sciosci, Di Battista, Petito, Achille, Petito, eccola, sta là, De Cesare, ci spostiamo un attimo, prendiamo le sedie, Di Sabato, no, possiamo, Tommarco, sì, c'è, c'è, no, io non l'ho visto, Tommarco, Pitocco, assente, Maggi, Ventrella, dove sta Ventrella? Ventrella, De Vicaris e Massimiliano, Presidente, fa l'intervento verbale, mette a verbale che stamattina purtroppo lo Stato sta impedendo a un altro Stato, che sono i consiglieri comuni di Misera, a fare il consiglio comunale davanti alla sua proprietà, perché questa è proprietà del comune, ma io tengo la voce, non urlo, è la mia voce purtroppo, ma la posso tagliare, sennò diventa viato, ma tagli qua, diventa viato, ma una mezza pastra che mi si rumaglia fa capire, io non urlo, quella è la mia voce. Grazie.
senza parlare. Buongiorno a tutti. Noi oggi siamo qui riuniti in aggiornamento di un consiglio comunale che si è tenuto ieri, preceduto da un altro tenutosi l'altro giorno. Voglio ricordare a tutti, ma siamo stati tutti testimoni, di questo ritardo nell'inizio dei lavori. Noi eravamo autoconvocati per le 7, però ci è stato impedito di entrare nella sede a prendere anche le sedie, perché la piazza è stata occupata da un camion che è stato autorizzato dal Presidente del Tribunale per iniziare i traslochi. Credo che sia stato una forte violazione dei nostri diritti, in quanto noi eravamo già autoconvocati. Non credo che ci sia stata un'autorizzazione ad occupare questo solo pubblico, non lo so, questo lo andremo a verificare. Comunque è stata commessa una grave violazione dei nostri diritti, che eravamo qui riuniti e siamo qui riuniti per difendere i nostri diritti, difendere il nostro tribunale che ad oggi rischia essere chiuso. Noi ci auguriamo che anche con l'impegno e con l'azione di oggi riuscirà a portare dei frutti positivi. Alla Camera e al Senato sono impegnati in Commissione Giustizia affinché ciò avvenga, e le prospettive, da quando ci viene comunicato, credo che possano essere favorevoli. Quindi dobbiamo continuare in questo nostro impegno, in questa nostra lotta. No. Io non so chi è che aveva chiesto, iniziamo i lavori e cedo la parola al consigliere Di Battista che vorrà dirci qualcosa più avanti. Prego, consigliere. Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, signori della Giunta, gentile pubblico. Permettetemi innanzitutto di rivolgere un buon lavoro alle forze dell'ordine qui presenti, perché sappiamo che stanno svolgendo un compito probabilmente per loro ingrato, questo ne siamo ben consapevoli. Tra l'altro colgo anche l'occasione, credo di poterlo fare a nome dell'intero Consiglio Comunale, per rivolgere anche la nostra solidarietà rispetto alle forze di polizia che, se non vado errato, proprio oggi stanno manifestando in quel di Foggia avverso la mancata applicazione della legge Gozzini, e noi gli siamo vicini perché sappiamo quanto sono importanti le forze dell'ordine, specialmente adesso, specialmente in questo territorio, visto che diversi presidi di giustizia stanno andando via. Quindi mai come in questo momento le forze dell'ordine si troveranno in gravissime, gravissime difficoltà, non certo per colpa loro. Un'altra cosa, Presidente, lei l'ha già accennato in qualche modo, oggi abbiamo avuto delle difficoltà, un incidente, potremmo definirlo così, per cui i lavori del Consiglio Comunale sono cominciati davvero molto male. Io innanzitutto chiedo con estrema urgenza di sapere se questo camion che è qui alle mie spalle è autorizzato a stare qui o no. Il Sindaco so che ha già contattato il Comando Vigili, quindi a breve avremo una risposta. Ma naturalmente io già anticipo che nel caso in cui questo mezzo non dovesse essere autorizzato a stare qui, deve assolutamente andare via, e nel più breve tempo possibile, e non soltanto perché stiamo celebrando un Consiglio Comunale, ma soprattutto perché non è autorizzato. Se non fosse autorizzato dovrebbe andare via immediatamente. Io non so adesso, fosse il caso di attendere a questo punto notizie sotto questo aspetto, perché altrimenti la celebrazione del Consiglio Comunale non sarebbe normale, sarebbe ostacolata come di fatto sta accadendo. Quindi per il momento, Presidente, io mi taccio. Grazie.